Allora, innanzitutto grazie di essere intervenuti in questo. So già che all'aperitivo venite tutti e poi in montagna ci sentite sicuro. Tipico. In realtà quelli che verranno in montagna sono tutti altri che già mi hanno detto per oggi non potevano venire. Poi non ci conto, tranne che su loro due che sono i nuovi capi del gruppo. No, niente, allora, benvenuti nel gruppo, insomma, abbiamo aperto questo gruppo Trekkingu come evoluzione di un'altra situazione che era nata tra i miei amici, alcuni stanno qua, sono venuti a fare per 2 anni quasi trekking, qualcuno davvero tutte le domeniche, il sabato, è stata una bellissima esperienza che però a un certo punto si è conclusa, perché i matti li abbiamo tutti cacciati via. Allora abbiamo deciso, apriamo il gruppo. Non è rimasto nessuno. Non è rimasto nessuno. Apriamo il gruppo. È rimasto il Girolo che ci sono tutti, figurati. Apriamo il gruppo agli estranei, la nostra psicologa ci aiuterà, in modo che così arrivano dei nuovi matti e la cosa è le escursioni diventano più divertenti, perché insomma, come avete capito, non siamo proprio il gruppo che va a fare come dice lui, il giro delle vette del Corno Grande. Cerchiamo di fare trascorrere una giornata all'aria aperta. Certo, si fa trekking, a volte c'è anche il dislivello di 1000-1200 metri, quindi bisogna venire attrezzati, bisogna avere un po' di fiato, un po' di preparazione. Ovviamente chi al piano viene aspettato, si sale tutti, si cerca di salire compatti, è una cosa per condividere la gioia di stare all'aria aperta, per conoscere persone nuove, cioè in realtà c'erano rotti le palle perché eravamo sempre gli stessi, allora quelle cose onestamente. E abbiamo deciso io e lui di aprire le nuove, perché gli altri erano quindi spero davvero che voi interveniate, che capiate lo spirito del gruppo, che non è quello che, come magari il CAI, vabbè no, il CAI secondo me sono più piffe di noi. Sì, insomma, è una cosa carina per incontrare persone che condividono questa stessa passione, fare un'escursione in mezzo alla natura. Dopo le escursioni generalmente non finisce lì, ci andiamo a sedere in un bar, tipo, cioè, ci piace anche. Tranne che la guida, per sacrificare, si condivide la macchina, cerchiamo di andare con meno macchine possibili, so, c'è anche un discorso ecologista dietro. Chi ha competenze le può mettere a disposizione degli altri, sia tecniche escursionistiche, alpinistiche, che può essere anche un approccio, per esempio ho sentito lui che è alpinista, può essere un'occasione per qualcuno di voi di iniziare ad arrampicare, però sempre tutto molto tranquillo, non come sia uno aderisse ad un'associazione canonica con l'iscrizione, con l'assicurazione e tutto. Ecco, a tal proposito, visto che non c'è l'assicurazione, vorremmo cercare anche di mantenere le responsabilità condivise, cioè non è che io sono io che organizzo, perché davvero in passato purtroppo si va in montagna e basta una minima imprudenza che può capitare un incidente più o meno grave, anche nei percorsi facili, persino quello che ora vi dirò che fa il domenico è molto semplice, può succedere anche lì, allora bisogna andare più preparati possibile, essere pronti a condividere le responsabilità di tutto e che possibilmente cerchiamo di non far succedere questi incidenti, quindi dobbiamo attrezzare il più possibile, cerchiamo di capire qual è il ritmo medio del gruppo, in modo che anche chi viene per la prima volta a fare trekking lo possa fare serenamente, possa scoprire questa attività che ci piace. Domande? Allora, questa è la cosa... Siccome prima, no, non è successo, però